sala funzionale ed accogliente che viene inaugurata al grande pubblico. Sì, noi abbiamo riaperto il 12 gennaio mettendo al centro gli alunni e i docenti, proprio per aspettare che sia dal punto di vista della completezza degli ambienti che degli arredi fosse preparata in una maniera più completa. Buongiorno da Civita News. L'amministrazione comunale di Ostuni ha approvato il progetto di riqualificazione dell'edificio scolastico elementare primo circolo didattico Enrico Pessino, con sede in Piazza Italia, in relazione all'efficienza energetica e alla messa a norma degli impianti. Per questi lavori il Comune ha contratto un mutuo di 1.360.000 euro, e quanto si legge nel comunicato stampa di giovedì 10 novembre 2011. La scuola rappresenta il fulcro, no, della nostra società e del nostro progresso, se vogliamo, sia dal punto di vista culturale che da quello di vista economico e sociale. Venire alla città una scuola così, così bella e storica, però i lavori sono durati invece tanto e hanno richiesto molto impegno, un impegno anche economico. Comunque l'opera è completa, adesso mancano solamente alcuni dettagli, sia nella gioia anche dei bambini che possono vivere una scuola luminosa con tutte le norme di sicurezza. Oggi il soffitto della scuola crolla, due bimbe e una maestra finiscono in ospedale. L'edificio era stato inaugurato proprio quest'anno, dopo 4 anni di chiusura per lavori di ristrutturazione. Francesco Genovese, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Brindisi. Buongiorno professore. Buongiorno. Senta, volevo dire soltanto che la scuola elementare Pessino è una scuola storica, è al centro di Ostuni e, come ha ribadito, 4 mesi fa è stata consegnata questa scuola, perché è stata chiusa per 4 anni per ristrutturazione. Si sono staccate dal soffitto circa 5 metri quadri di intonaco di uno spessore di 3 centimetri e 2 ragazze sono andate a finire in ospedale insieme ad una maestra. Naturalmente adesso ci sono le responsabilità, perché non è possibile che una scuola consegnata 4 mesi fa poi corre il rischio che crolli tutto. D'altra parte ho sentito anche che ci sarà un'inchiesta e chi ha delle responsabilità evidentemente deve anche rispondere all'operato fatto, no? Perché la politica poi dice tante cose, dobbiamo rottamare tutto, ma non dobbiamo rottamare in questo modo. Ma probabilmente questi lavori non sono stati eseguiti, diciamo, nella maniera più corretta. Sicuramente non sono state eseguite a regola d'arte, tanto è vero che anche il governatore della Puglia, Nichi Ventola, si è espresso in modo abbastanza irruento dicendo che si è sfiorato una strage addirittura. E quindi, diciamo, le responsabilità ci sono certamente, come tutte le volte, diciamo, poi i lavori si affidano a delle società che naturalmente poi ci speculano. Intanto in questi giorni si sta discutendo del DDL sulla cosiddetta buona scuola di Renzi. Lei cosa ne pensa? No, DDL noi è da contestare totalmente, anche perché, diciamo, questo potere o strapotere che vogliono dare ai dirigenti, a nostro avviso, ce n'hanno già troppo. Quindi andando, e addirittura la cosa peggiore che c'è in questo DDL è la possibilità del dirigente di licenziare senza preavviso addirittura i precari quando sono nell'anno di prova. Insomma, questa è una cosa veramente assurda, questo ne pensiamo, tant'è vero che noi stiamo per indire qualche assemblea in modo tale da informare tutti i colleghi di che cosa c'è e cosa prevede questa buona scuola. Parlerete anche dei fatti di Ostuni? Certo, noi abbiamo un'assemblea adesso per quanto riguarda la stabilizzazione mercoledì prossimo e a livello provinciale. Siccome questo è un fatto nuovo, tra le varie eventuali noi metteremo anche questo fatto di Ostuni, dicendo e denunciando che, diciamo, l'edilizia scolastica se ne parla da tanto tempo, ma poi i risultati sono questi. Bene professore, la ringraziamo e ci tenga informati. Arrivederci.